Buongiorno a tutti, o come si dice, ciao ragazzi! Volevo fare il riassunto in questo video di quello che è successo nel mio canale negli ultimi tempi. Volevo dire che c'è stata questa riunione, questo incontro con i simpatizzanti del canale, che è stato tutto molto, molto carino, che è durato l'intero pomeriggio, abbiamo chiacchierato molto. Eravamo in un numero tale per cui era possibile anche conoscerci anche personalmente e quindi ringrazio quelli che sono venuti, che si sono fermati anche il giorno dopo magari e che sono venuti anche da distante, insomma, per cui diciamo, è stata una cosa simpatica, carina, che magari vedremo di ripetere in un futuro. Addio permettendo, come diceva qualcuno. Sono state fatte delle cose nel canale negli ultimi tempi, alcune delle quali vorrei raccomandarvi. Per esempio, tre letture molto speciali, secondo me, tre libri particolari. Uno, il libro dell'inquietudine di Pessoa, che a me piace molto, insomma. L'altro, i quaderni Martin Laudrich Brighe di Rilke, altra opera speciale. La terza, diciamo, Le onde di Virginia Woolf, che sono tutte in qualche modo accomunate dal fatto di non essere dei romanzi in senso tipico della parola, nel senso che sono libri soprattutto fatti di pensieri, libri in cui è particolarmente bello immergersi nel fascino della parola, ascoltarla. Leggerla ovviamente, insomma, per chi li legge, ma poi ascoltare questo flusso di parole, questo flusso di coscienza che poi c'è anche, soprattutto nel libro della Woolf, Le onde, ma poi queste immagini assolutamente particolari che si trovano nel libro di Pessoa, autore, poeta, soprattutto che a me piace particolarmente. E poi insomma la capacità di speculazione, insomma, di guardare dentro le cose che c'è in Rilke, del quale vorrei raccomandare anche le Elegie Duinesi, che mi pare di aver registrato per intero nel canale. Quindi insomma questi libri soprattutto da ascoltare, non credo che si trovino letti da tante altre parti, insomma, almeno integralmente. Le onde poi è un romanzo più particolare, anche più ostico, della Woolf, per cui forse l'ascolto può aiutare anche rispetto alla lettura. Sempre attenti più che non alla storia, al fascino del dire, al fascino della parola, alla capacità della parola di scavare in cose quasi ineffabili, insomma, no? Negli stati d'animo più profondi, più reconditi, più rimossi. E quindi, insomma, questo è stato un lavoro, insomma, l'insieme dei tre romanzi, i tre libri, insomma, letti. Poi l'ultima fatica è stata invece un libro classico, insomma, un romanzo classico dei classici. Questo di Puškin, La figlia del capitano, di cui è stata fatta anche, mi pare, nel 65 una riduzione televisiva con grandi attori della televisione italiana, uno fra tutti Orsini. La figlia del capitano, invece, secondo me, è proprio un esempio di stile nel romanzo, un esempio di come, diciamo, prima di Manzoni, prima dei grandi romanzieri di Dostoevskij, insomma, si poteva concepire il romanzo come in questa storia detta anche non con troppe parole, insomma, con relativamente poche pagine, però si riesce a raccontare questa storia delineando molto bene i personaggi, anticipandoli, poi facendoli ritrovare, delineando molto bene il carattere dei personaggi, insomma, ognuno con la sua caratterizzazione, anche con i suoi dilemmi morali, insomma, con i suoi principi e la necessità di mettere questi principi al confronto della
realtà. E poi questa storia che invece nel romanzo di Puškin scorre molto agevolmente, insomma, no? Parte da un inizio e arriva a una fine in cui i vari personaggi si muovono, agiscono e interagiscono, si scontrano, poi insomma, diciamo, il lieto fine che quasi ricorda per un certo aspetto, insomma, anche una dimensione fiabesca. Quindi La figlia del capitano di Pushkin, possibilmente da ascoltare, ma anche da leggere ovviamente. Accenno soltanto che ho usato due traduzioni, quindi se pensate di seguirla in una traduzione vi troverete in difficoltà. Poi sono state lette altre cose, parecchie, poesie, racconti brevi. Ho cercato anche e cercherò anche prossimi video di dare spazio ad autori giovani o ad autori emergenti, insomma ad autori non conosciuti. Alcune cose le ho postate, altre le posterò. Per quello che era la cosa che mi ero prefisso e che avevo detto anche precedentemente, insomma, no, che bisogna cercare di vedere se è possibile creare anche un'alternativa al monopolio della grande editoria, insomma, se è possibile per qualcuno utilizzare anche una strada dell'autopubblicazione, anche di pubblicare degli audiolibri che non abbiano un costo, insomma, quindi di farsi conoscere, di mettersi a confronto della realtà, insomma, di quello che è l'utenza, di quelli che sono i possibili lettori. Quindi questa è una cosa che ho fatto gratuitamente. E all'interno di questo non ho fatto una selezione, per cui diciamo, ho letto coloro che si sono proposti, evitando di dare un giudizio o di fare una scelta in base al valore che io pensavo avessero le singole opere. E quelle cose che ho letto e magari che leggerò anche in futuro sono cose che ho preso così come mi sono state date e ho letto semplicemente, insomma, senza fare una graduatoria, una discriminazione di valore. Ad alcuni di voi potranno piacere, ad alcuni di voi non potranno piacere, ma insomma il criterio è stato questo. Come avevo già espresso in precedenza, era la volontà che attraverso il canale chi voleva in qualche modo dire qualcosa o far leggere qualcosa che aveva scritto avesse questa possibilità. E io ho cercato di dargliela nei limiti del possibile. Chiaramente non posso leggere tutti quelli che mi si propongono, insomma, per fortuna non sono tantissimi, almeno per adesso. E quindi così, insomma, questa è stata un'altra linea. Poi varie ed eventuali, insomma, il canale si muove così. Un tentativo che volevo fare era quello di leggere per intero, ne ho letto due parti, l'inizio, insomma. Un libro, diciamo, di neurologia, ma un libro di neurologia un po' particolare, nel senso che anche fa un po' la storia della ricerca, di com'è stato pensato nel corso dei secoli, di come si è pensato nel corso dei secoli al cervello. E quindi è interessante, insomma, no? Capire come sono avvenute o come si sono modificate le conoscenze e quindi anche l'atteggiamento filosofico, insomma, nei confronti del problema dell'anima, dove sta l'anima. Ecco, questo libro ci aiuta a capire. Questo libro proprio per la sua particolarità, nel senso che è più che altro diciamo, un mezzo trattatello, insomma, però divulgativo anche abbastanza. E quindi, per questa particolarità lo leggerò a puntate, non ne posso fare una lettura, diciamo, integrale e consecutiva, nel senso che se no rischierebbe di essere difficile, insomma, da seguirlo dall'inizio alla fine. Insomma, va un attimo pensato, meditato, capitolo per capitolo, poi anche a secondo delle conoscenze che ognuno di noi ha, insomma. Però, insomma, anche questo aspetto, che non è solo pura neurofisiologia o pura neuroanatomia, è anche insomma illustrazione di come anche i pensatori hanno pensato all'anima e al ruolo del cervello come è stato nella storia. Ecco, quindi questa è una cosa un po' in fieri, in divenire, che leggerò un po'
un po' alla volta. C'è un altro libro che ho cominciato a leggere, è un libro di Gesualdo Bufalino, ma purtroppo siamo sottoposti ai diritti d'autore, insomma, e quindi questo libro sarà difficile da poter postare su YouTube. È un libro di Bufalino, il titolo è La diceria dell'untore. È un libro che mi piace e che però per questo problema un po' del copyright penso che magari ne posterò su YouTube l'incipit e poi vedremo come, per chi è interessato, insomma, come potrei arrivare al resto della storia, che penso che col tempo leggerò gradualmente, insomma, non penso a tempi lunghissimi, ecco. Poi ho anche un po' di letture, un po' di racconti che ho già letto ma che devo postare per il solito problema dei tempi, insomma, che non possono essere troppo brevi, insomma, tra un video e l'altro, altrimenti uno non ha tempo di reggere, di ascoltare quello che viene proposto. E un'altra cosa che continuerò a fare sarà quella magari di riproporre alcune cose che sono state fatte anche un po' di anni fa e che secondo me conservano un loro valore, insomma. Queste cose, se sono state fatte a puntate, vedrò di riproporvele in un unico video, quindi concentrando in un unico video quello che un tempo avevo proposto in maniera spezzata. E a parte questo, cercherò, come sto cercando, nell'ambito di una possibilità che ho, insomma, di migliorare la qualità audio. Ovviamente se un video non è stato registrato in maniera ottima all'inizio, si può migliorare solo fino a un certo punto. Per quello che è possibile, proverò di migliorare e con gli attrezzi che ho, evidentemente non posseggo, come sapete, uno studio di registrazione, né posseggo delle attrezzature tali da poter fare un lavoro, come dire, professionale sulla qualità dei video, ma insomma, almeno cercare di renderli più ascoltabili possibile. Quindi queste sono un pochino le linee, insomma, fondamentali attraverso le quali si muoverà il canale nelle prossime settimane, insomma. Finire di proporre alcune cose già lette e che devo ancora postare e poi ripostare migliorati e concentrati in un unico video, quindi direttamente accessibili in un video, magari letture fatte in passato, ma che vale la pena, insomma, secondo me di riproporre, insomma, anche perché in passato magari gli iscritti erano molto, molto meno e quindi molto pochi, come continua ad arrivarmi, insomma, il feedback da voi, che molti, o la gran parte, arrivano alla conoscenza del canale per caso. E allora, diciamo, è possibile che magari adesso il caso favorisca di più il fatto di venire incontro a determinati libri o a determinati video, insomma, che erano stati proposti in passato e che non sono stati presi in considerazione, insomma. E che secondo me, invece, proprio per il loro contenuto, varrebbe la pena che fossero ripresi in considerazione. Voglio anche farvi presente che recentemente ho finito di leggere i quattro Vangeli, quindi ne avevo letti due, adesso li ho completati, sia per chi è credente che per chi non è credente, insomma, i Vangeli sono una cosa che vale la pena di conoscere, insomma, anche perché la storia dell'arte, insomma, non è del tutto accessibile se non si conosce o se non si conoscono questi libri. Dalla musica, pensiamo alla Passione secondo Matteo di Bach, alla pittura soprattutto, all'architettura, insomma, pensiamo anche a San Marco, Venezia. Quindi la lettura dei Vangeli, e oltre alla lettura dei Vangeli ho fatto anche la lettura di alcuni passi biblici che secondo me, non molti, secondo me però, o perlomeno sono quelli che più mi interessano, insomma, più mi piacciono, che è il libro di Giobbe, che è l'Apocalisse, che è anche il libro più difficile poi, e terzo ma non ultimo è il Cantico dei Cantici. Ecco, per quello che riguarda la spiritualità, almeno
intesa in senso biblico, mi fermerei qua, insomma, questi libri della Bibbia e ai quattro Vangeli adesso, di cui la lettura adesso è completa. Poi nell'altro mio canale proverò, insomma, sto provando a ripostare o postare le fiabe. Quindi concentrare almeno per ora l'attività del canale sul mondo della fiaba. Grimm, fiabe italiane, Andersen, insomma, mondo della fiaba. Anche qui, facendo questa operazione, magari di riprendere video che ho postato in passato, cercando di migliorarne l'audio. Ecco, magari non sarà l'audio ottimo o particolarmente buono nei video molto vecchi, insomma, nonostante questo tentativo che farò di migliorarne l'audio. Però, insomma, dovrebbero essere ascoltabili. E le fiabe, secondo me, insomma, hanno il loro senso, il loro interesse per gli adulti e per i bambini, soprattutto per i bambini, ma anche per gli adulti, i quali ritrovano le loro emozioni infantili e tra l'altro possono anche poi trovare materiale da raccontare a loro volta ai propri bambini. Le fiabe ce ne sono molte e quindi intanto recupero, insomma, e posto sul canale quelle vecchie. Vi faccio presente che troverete anche tutte le favole di Esopo, per esempio, che è un bel materiale, insomma, no? E poi le fiabe. E poi magari ne leggerò anche di nuove. Per ora queste però le posterò a parte nell'altro mio canale, insomma, che adesso ha raggiunto e un po' superato la quota 1000, 1000 iscritti. Chi vuole, se si vuole iscrivere anche lì, insomma, troverà man mano che verranno postate, avrà la possibilità di essere informato sulle fiabe che di volta in volta verranno messe a disposizione. Fiabe. Nel mio canale, voi sapete, non c'è solo lettura, insomma, non ci sono solo romanzi o racconti lunghi o racconti più o meno brevi, insomma, letti. Ci sono anche poesie, ci sono anche, non so, discorsi, per esempio, no? Certi discorsi importanti che sono stati fatti da personaggi importanti. C'è anche materiale così, un po' filosofico, pensiamo a Platone, c'è anche materiale scientifico, pensiamo a opere di psicologia, pensiamo a Fromm, pensiamo a Jung, pensiamo a Freud, psicologia, psicanalisi, insomma, queste cose qua. E poi ci sono anche delle riflessioni che a volte cerco di fare su argomenti vari. E infatti penso che, voglio dire, nei prossimi giorni vorrei fare appunto un video di riflessione, ma qua lascio sospeso quale sarà l'argomento, insomma, su cui vorrei dire qualcosa di mio, fare mia qualche mia considerazione. Mi pare di aver detto tutto quello che volevo dirvi, almeno, insomma, non tutto, perché c'è sempre qualcosa da dire, ma io tendo poi ad essere prolisso, allora mi devo fermare. E quindi vi mando un saluto. Arrivederci. Grazie.